nuovissimo filmato, ultimo video per questa settimana e vi propongo un'ultima routine a questo punto, quella delle pulizie. Forza e coraggio, che le pulizie da fare sono tante. Andiamo! Ormai mi seguite, insomma, avrete capito che per me la comodità, ma tutto sommato stare in ordine anche in casa, sono due cose fondamentali. Quindi vado a legare i capelli perché le faccende che avevo da fare appunto nella mia abitazione erano abbastanza, quindi capelli legati, ma rimango in pigiama perché la comodità in casa è il pigiama. Quindi una volta fatto questo, primissimo step su tutto, vado ad aprire il letto, le lenzuola, facendolo sia arieggiare lui che ovviamente il cuscino. È fondamentale questo passaggio per eliminare tutti gli odori che comunque durante la notte si creano nel letto. Poi ovviamente ogni 2-3 volte a settimana faccio il cambio delle lenzuola, ma questo è un discorso a parte. A differenza delle altre due routine che avete visto questa settimana, questa terza ed ultima routine dedicata alle pulizie è in collaborazione con il brand Super 5. Sapete, collaboro con loro da un pochino. Al primo invio mi hanno inviato queste prime cose che vi sto mostrando. Se avete perso il primo filmato routine, vi lascio il link qui nelle schede informative. In questo secondo video di pulizie vedrete questi tre prodotti all'azione: il profumissimo, poi vedrete all'azione le mollette Yavan, terminare la mitica scopa in silicone Mia, filmato però grande. Io già nel primo invio avevo ricevuto la Mia Mini, in questo secondo invio dall'azienda ho ricevuto la mia, quella lì grande. La Mia Mini era stata favolosa, ma adesso andiamo a vedere questi prodotti come si comporteranno nella mia routine di pulizie per la casa. Cosa fondamentalissima, ragazzi, ebbene sì, quella di aprire le finestre per tutta casa, quindi far arieggiare con aria fresca, freschissima di questo periodo, gli ambienti in cui vivo. Come si suol dire, incominciamo per ordine, quindi pian piano parto dalla mia stanza, che risistemo di alcune cose che magari la sera prima avevo lasciato in giro, quindi pian piano sistemo tutto quello che c'è in giro per casa. Dormendo nella mia stanza, che condivido con mia sorella, come ben sapete, abbiamo questo divano letto e se non lo tolgo di mezzo, infatti è il mio primo pensiero, parto sempre dalla mia stanza appunto, se non lo levo di mezzo mi occupa l'intera camera, quindi lo faccio arieggiare tutto quanto per bene come avete visto, però è veramente la primissima cosa, quindi levarmelo di mezzo, anche perché levandolo di mezzo acquisto un sacco di spazio che mi trovo insomma più comoda per spolverare, per passare l'aspirazione, la polvere e via dicendo. Quindi primo pensiero, togliermi lui. Altro step, altra corsa, quello di andare a lavare la mia tazza della colazione. Sapete, gestiamo la casa io, mia mamma e mia sorella, quindi ci spartiamo un po' i compiti per casa appunto. Quindi vado a lavare la mia tazza, ovviamente con il piattigel concentrato Ocean Power. È fantastico perché vi deterge la lavastoviglie in maniera delicata e senza aggredire quello che state lavando, ma allo stesso tempo senza aggredire le vostre mani. Quindi non c'è bisogno di applicare guanti, io odio applicare i guanti quando faccio queste cose, apro e chiudo parentesi. È così delicato, leggero, vi lascia e vi sgrassa al top tutto ciò che dovete lavare a mano o quel che sia, ed è veramente fantastico. Utilizzo questi prodotti nel quotidiano e non è perché collaboro con loro, ma li trovo veramente qualità prezzo favoloso. In cucina è giunto il momento di andare a rendere le superfici in acciaio brillanti, quindi abbiamo in questo caso questa spugnetta, questo pan, più che spugnetta la chiamerei, ideale per l'acciaio inox. Vi rende le superfici brillanti, pulite, senza alcun bisogno di nessun detergente o comunque prodotto extra, solamente esclusivamente lei sotto l'acqua, e andate a lavare tutto ciò che avete in acciaio in casa. Sarà così brillante che vi faranno male gli occhi. No dai, a parte gli scherzi, veramente svolge il suo lavoro. Poi è facilmente lavabile in lavatrice, lavastoviglie o quel che sia. Anche lei un alleato incredibile da quando l'ho ricevuta, mi ci trovo benissimo. Non vi dico perché collaboro con loro, ma vi dico la mia recensione reale, effettiva, quella che è. Anche perché, lo sapete, sono sempre stata molto onesta con voi e se un prodotto non mi piace, non mi ci trovo bene, non ve lo faccio né vedere, né ve ne parlo, né tantomeno lo pubblicizzo. Quindi, se vi sto pubblicizzando questi prodotti è perché vi aiuteranno veramente nel quotidiano e nelle pulizie di casa. Come in ogni
in casa è il momento di azionare la lavatrice, santa lavatrice. A pensare che i nostri nonni lavavano tutti il vestiario, comunque gli abbigliamenti a mano. Veramente siamo molto fortunati. La mia mamma in questo caso aveva già messo tutto quanto, io ho azionato il lavaggio ed ecco fatto. Della lavatrice era quasi terminato, era un programma corto, però affacciandomi dalla finestra ho detto: ok mamma, non stendiamo niente perché tra poco verrà giù il mondo, quindi rimandiamo la stesura a giorni successivi, il giorno dopo. Andiamo magari a vedere all'azione il primo prodotto nuovo di questo secondo invio dall'azienda. A questo punto, siccome prima ho utilizzato il panno in acciaio inox, quello lì che avete visto in precedenza, vi faccio vedere come utilizzare queste mollette Japan. Queste mollette Japan sono composte da una texture molto molto extra per garantirvi una stesura ottimale dei vostri capi. Oltretutto non li danneggia né tantomeno vi lascia il segno, perché sono così delicate e così confortevoli. Queste mollette non sono studiate solamente per il bucato, ma anche per tanti altri utilizzi. Un altro utilizzo che potrete fare con le mollette Japan è quello di chiudere i vostri sacchetti alimenti o comunque qualsiasi busta voi avete in casa aperta. In questo modo ogni vostro alimento sarà ben sigillato e ad hoc. Altro utilizzo che potrete fare con le mollette Japan, come alleato per la mia pulizia casalinga, è il profumissimo. Che cos'è il profumissimo? Non è altro che un profumatore per ambienti super concentrato con cui ci si può fare di tutto in casa, dallo spolverare, dall'antistaticità sui mobili, da profumatore per la casa, da profumatore per gli scarichi del lavabo o comunque del lavandino per non fare emanare cattivi odori. Come si utilizza? Va vaporizzato su un panno o dove bisogna utilizzarlo, ha una profumazione concentrata ma non fortissima, ma che rimane persistente per tutto il giorno. Io lo utilizzo come profumatore per spolverare casa perché ha anche questa abilità, ma si può utilizzare con un paio di gocce per lavare i pavimenti. Insomma, il profumissimo è un alleato veramente a 360 che si può utilizzare per ogni cosa che vi viene in mente. Si può spruzzare su tessili, su arredi, è veramente un prodotto universale. Dedico ampi minuti allo spolvero, comunque alla pulizia dei sanitari, fondamentale per igienizzare queste zone che si utilizzano ovviamente molto spesso nel quotidiano. In questa giornata di pulizie mi sono dedicata anche a pulire un pochino i tessili con la Mini Mia. Questi prodotti già li avete visti nel precedente filmato di routine, però siccome li utilizzo veramente nel mio quotidiano di pulizie domestiche, non posso farne a meno di farveli vedere nuovamente. In questo giorno ho deciso di dare una spazzolatina alla sedia che utilizziamo in sala da pranzo comunque sia. Perciò vado ad utilizzare la Mini Mia perché è confortevole, compatta, leva tutti i pelucchietti, i peletti, queste cose qui insomma, ed è veramente strepitosa sui tessili ma non solo, poi facilmente lavabile perché è una spazzolina in silicone e ritorna perfetta come il primo utilizzo. Mi avete visto utilizzare la Mini Mia, adesso andiamo a vedere all'azione la sua versione però maxi, quindi una classica scopa del quotidiano, sempre una scopa in silicone, si chiama questa qui Mia, e lei è la scopa che farà veramente la differenza nelle vostre case, ma anche nella mia casa ha fatto veramente la differenza. Perché la elogio così tanto? Perché ragazzi è una scopa veramente formidabile, a parte di una pulizia rapida, veloce, la mettete sotto un getto di acqua e ritorna perfetta perché anche lei è composta di setole in silicone. È una scopa 4 in 1, con lei avete tutto quanto, avete una scopa per parquet esterni, interni e tappeti.
composta di un tiracqua, quindi avete anche un tiracqua incluso per rimuovere i liquidi che cadono sulle nostre superfici, i pavimenti. È fantastica perché cattura, grazie alle sue setole inclinate, raggiunge anche gli angoli più impervi delle nostre abitazioni. Ottima perché cattura veramente tutto, anche i peletti più impercettibili dei nostri pavimenti, delle nostre case, quello che volete. È veramente un prodotto formidabile e altro che le scope tradizionali, questa qui farà veramente la differenza. Io quella lì mia tradizionale l'ho buttata, pensate voi, e veramente non la sostituirei con niente e nessuno al mondo. Ottima, ha fatto un lavoro eccezionale per casa. Io l'aspirapolvere come step non lo salto mai, è immancabile per me passarla. Comunque, prima che mi dimentico, tutti i prodotti del brand Super 5 li trovate reperibili in maniera molto semplice in ogni negozio di casalinghi di tutta Italia, ma non vi preoccupate, sotto nell'info box troverete ogni riferimento in tal caso siete magari intenzionati all'acquisto o comunque curiosi di scoprire quali altri tanti prodotti domestici per aiutarci nelle faccende hanno. Gli sgoccioli di questa routine di pulizia è bella intensa, ma non faccio sempre così. Questa qui è proprio la giornata in cui mi dedico veramente a 360 alla mia casa, alla mia abitazione. Quindi prendo secchio, acqua calda e andiamo a pulire i nostri pavimenti. Ovviamente li pulisco con i prodotti Super 5, ma era ovvia questa cosa. La precedente collaborazione mi avevano inviato questi due lavapavimenti incredibili e oggi andiamo ad utilizzare quello lì energizzante, ma successivamente vi spiego tutto quanto per bene nella clip a seguire. Straccetta alla mano, bastone e siamo pronti per andare a pulire i nostri pavimenti. Vado ad utilizzare il flacone Ribes e Gelsomino, ma in gamma ne hanno diversi, ragazzi. Io dalla precedente collaborazione ho ricevuto questi due articoli, quindi vedete in sovraimpressione questi qui. Sono fantastici perché sono detergenti pavimenti con oli essenziali ed azioni aromaterapeutiche, quindi ci danno una sensazione che pervade il nostro corpo, il nostro benessere tutto il giorno, perché donano azioni di profumo strepitoso per tutta la giornata, oltre a donarci una pulizia profonda del pavimento. Non ce lo vanno ad aggredire, ce lo rendono brillante e strepitoso. Veramente prodotti ottimi, fantastici e io li amo tantissimo, veramente sono ottimi. Vediamo un po' se abbiamo fatto un buon lavoro. Allora, sala da pranzo, salone e via dicendo, direi in ordine, preciso, pulito, che ne pensate? Sì, può andare. Per quanto riguarda il corridoio, direi anche qui svolto un ottimo lavoro. Cosa ne pensate voi, ragazzi? Anche qui ci siamo. La mia cameretta è quella che condivido con mia sorella, anche lei direi tutta bella ordinata, precisa. Chiudiamo le finestre perché si è fatto un certo orario, quindi anche lei direi veramente ad hoc. Bagno, anche il bagno ci siamo, bello brillante, sì. Direi proprio di sì, ragazzi, ci siamo anche qui. Camera dei miei, anche camera dei miei ci siamo. A questo punto cosa posso dirvi? Come direbbe la Super 5, casa pulita senza fatica. Vi mando un bacione immenso, per tutte le info del caso sotto nell'info box. Lasciate un like, ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!